dell'olivo non cade la foglia, le tue bellezze non cadono mai. Sei come il mare che cresce a onde, cresce per vento ma per acqua mai. E tu sei come Artemisium Web TV questa mattina con Tony Sant'Agata, proprio sotto il paese, proprio in una, l'abbiamo così scovato, proprio dove l'ulivo in argenta l'inverno, in una delle sue campagne. Storicamente i santagatesi sanno che questa è la terra di Tony Sant'Agata, che ha ispirato alcune delle tue più belle canzoni. Questa è la Bastia, è una terra che io ho intitolato a mio padre e adesso a mio figlio, Morese Francesco Saverio. È un terreno che logicamente mi ha sempre stimolato per quanto riguarda l'ispirazione che io ho avuto, perché io credo che i sentimenti bisogna seguirli. Faccio una piccola regressione per quanto riguarda i miei ricordi di infanzia vanno in un altro fondo che è la Liscia, dove i miei nonni avevano la campagna e dove io andavo almeno due volte a settimana e conoscevo tutti i segreti di questa campagna. Ecco perché poi da tantissimi anni ho scritto canzoni che riguardano la terra, l'ambiente e la natura. Appunto, la nostra amata Vieni cara sediti vicino, tra le altre, ma anche Cade l'ulivo ma non cade la foglia, diciamo, sono brani che raccontano non solo la vita agreste ma anche le tradizioni culturali storiche di un popolo, di una popolazione, ma di una terra del sud. E tu sei stato cantore prima di tutti di una terra del sud, delle tradizioni, esportatore all'estero anche di questo tipo di cultura meridionale italiana, facendo grande la nostra terra con tanti italiani. Noi siamo appunto una web TV, tu sai, dedicata agli emigranti, con i tanti italiani che ci seguono, e sei stato un po' l'anticipatore di una cosa che invece è diventata poi tanto di moda, tanto di tendenza oggi. Ma io devo dire che tutto questo è stato per me molto molto facile, perché quando all'inizio della mia carriera, e parlo proprio di quando ero ragazzino, perché non è che soltanto adesso cantano i ragazzi a 10 anni, a 11 anni, io cantavo già a 6 anni, a 7 anni mi esibì per la prima volta sul palcoscenico della mia scuola elementare e poi successivamente in un posto che tutti conoscono, la Casa del Sacro Cuore, dove in effetti c'era questo teatrino che io, devo dire, ho usato, tra virgolette, tantissime volte, perché ci ho fatto degli spettacoli completi. Alla fine dello spettacolo c'era sempre qualcuno del pubblico che mi invitava a cantare, e allora io cantavo non solo, diciamo, canzoni che all'epoca erano le canzoni roccheggianti, che erano di moda, ma soprattutto infilavo alcune di queste mie perline, queste canzoni che allora erano francamente un pochettino, diciamo, fuori moda. Ma piano piano io ho cominciato a parlare dell'agricoltura, della campagna, ho cominciato a parlare dei seminatori, di quella gente così importante che magari in quegli anni non ce la faceva e diceva lascio tutto e me ne vado, meglio star disoccupato ma in città. E io dicevo no, ritornate, e scrivevo invece vieni cara siediti vicino e ti racconterò come le mie mani hanno toccato mille volte la terra. Questa terra che per noi è stata veramente fonte di anche grandissime gioie, anche di preoccupazioni. Anche oggi gli agricoltori sanno quanto sia difficile lavorare la terra, ma quanto sia difficile anche trarre dei profitti. Per cui se io potessi fare adesso un appello, direi ai nostri amministratori, insomma, dovete pensare un po' a tutto questo, a dare una mano agli agricoltori. Poi c'è l'aspetto, diciamo, dell'ambiente, la natura. Noi andavamo verso il cemento e io intitolai nel 1971, in questa trasmissione che fece a Sant'Agata, sembrava Woodstock allora, questa trasmissione avveniristica, la intitolai Il futuro, cioè il futuro a Sant'Agata, e portai i giovani che allora si chiamavano Baglioni, Guccini, gli Osanna, e tanti altri, adesso in questo momento non mi vengono tutti i nomi. Facemmo questa grandissima trasmissione, qualcuno mi disse il futuro,
ma il futuro è proprio in questi paesi, sì, qui è il futuro. E io adesso sono ritornato qui, mi sono riappropriato veramente il mio ulivo, la mia vigna, la mia piccola tenuta, la mia grande tenuta. Io ce n'ho un'altra ai Bagni di Monticchio che negli anni ho voluto, diciamo, comprare. Perché? Perché mentre tanti altri hanno avuto voglia, non so, di farsi il Ferrari o di farsi altre situazioni, io ho pensato che era importante avere qualche cosa per lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, il ricordo dei nostri antenati. Questa è una terra meravigliosa, benedetta da Dio. E questo ci rende sicuramente orgogliosi, proprio appunto perché l'attaccamento alla terra è uno dei valori appunto che noi continuiamo, di cui continuiamo a raccontare attraverso anche i nostri amici che sono all'estero. Tony, anticipatore non solo di temi ma anche di tendenze musicali con il cantacabaret e anche con appunto l'esportazione della cosiddetta musica, diciamo quella che noi chiamiamo, quella conosciuta come folk, sì, che oggi è diventata appunto anche la nuove tendenze, le nuove generazioni la riamano fortunatamente e non a caso. Alcune indiscrezioni ci dicono che appunto quest'anno hai venduto 160.000 dischi, appunto secondo i dati SIAE, quindi diciamo un traguardo per Tony Sant'Agata che è un intramontabile. E non a caso appunto questi sono numeri che ormai la musica di oggi, i dischi di oggi non fanno più. Ma io sinceramente tutte le volte che apro il rendiconto della SIAE, ogni semestre mi stupisco. Perché? Perché sì, io sono sicuro che ormai nel mondo alcune delle mie canzoni vanno fortissimo, però in effetti tante volte vorrei proprio constatare, e quando vedo quei numeri, dei numeri delle mie canzoni vendute veramente in mezzo mondo, per non dire in tutto il mondo, quello diciamo tra virgolette che compra e che vende dischi, beh, devo dire che sono veramente felice, perché una musica che tantissimi anni fa, adesso non voglio dire neanche quanti, veniva adesso quasi non considerata, oggi non è di serie A, come dico io, ma di eccellenza, perché sinceramente noi quando parliamo delle nostre tradizioni bisogna parlare di una musica colta, di una musica di spessore, una musica che a un certo punto non si deve fermare soltanto al popolare, nel gergo diciamo un pochettino disfattista di questa parola, ma il popolare significa che è popolare nel senso che ormai è conosciuta ed apprezzata da tutti. E allora qui si innesta la storia, perché insieme alle canzoni ci sono i ricordi recenti, ci sono dei ricordi antichi. Oggi si fa tanto parlare anche di queste zone come le zone del brigantaggio, e io scrivendo canzoni tipo Assassino per amore, insomma, di un LP che era appunto un LP per me fantastico, in cui c'erano il Gallo Contestatore, c'erano il Seminatore, c'era anche questa grande canzone apprezzatissima che parlava appunto di un brigante che siccome hanno approfittato un po' della sua donna scappa dalla galera, come dice la cosa, dice, adagerei la rota, adagerei la vita, qualcuno l'ha da pagare, qualcuno l'ha da pagare. Per cui i temi sono temi di grande attualità, sono temi storici, nel mondo in questo momento hanno così l'abitudine di chiamarmi per delle belle tournée, e anche in Italia in questo momento ci sono delle novità straordinarie proprio per serate dal vivo. Novità in Italia e all'estero, l'eccellenza pugliese come sempre, Tony Sant'Agata, l'eccellenza anche italiana rappresentata da Tony Sant'Agata, ambasciatore di pugliesità. Grazie Tony per essere stato con noi oggi e complimenti per questa bella terra. Beh, ma io dovevo dare praticamente un senso a quello che ho scritto, e a un certo punto, vieni cara, siediti vicino, ti racconterò come le mie mani, e sono ritornato anch'io ad occuparmi di questa terra affinché questa terra possa tutte le volte rifiorire, ogni volta diventare un giardino, perché noi dobbiamo amare questa nostra natura. Io vorrei approfittare per lanciare adesso un altro piccolo messaggio e dire
se tutto questo qui è stato recepito, se in questi anni abbiamo dato una svolta vera a tutto il mondo dello spettacolo, bene, io credo che le amministrazioni di questo grande territorio, non soltanto di Sant'Agata di Puglia, recepiscano questo messaggio e incominciamo a mettere in atto quello che Sant'Agata in tanti anni ha cercato di inculcare in tante generazioni. Quindi quando facciamo anche delle manifestazioni pensiamo che dobbiamo valorizzare il nostro territorio con tutto quello che Tony Sant'Agata in questi anni ha voluto scrivere. Grazie mille Tony, a presto, alla prossima. Ciao, bacio. Cara, siediti vicino e ti racconterò come le mie mani han toccato mille volte la terra, sotto il sole, con la pioggia, col vento. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò le mie fatiche, ti parlerò di come i fiori al mattino sono ancora boccioli. Ti senti sicura, lavori in città, hai la vita inquadrata, io no, t'han promesso la luce.